Stasera voglio parlarvi di Agniotri e lo voglio fare dal mio osservatorio astronomico di Creta, diciamo per uno sfizio allegorico, perché sono convinto che Agniotri sia la via per le stelle, per i fuochi lontani. In realtà Agniotri, i custodi del fuoco, il sentiero di guarigione del guerriero del fuoco, è il nome del complesso di cose che nel tempo ho costruito, alle quali ho dato vita, assieme a tanta altra gente, poi nel tempo, e che oggi rappresentano una scuola unica, un percorso unico. Ma di questo ho già parlato e ho già presentato qui sul nostro portale Yoga, Vita e Salute, questo percorso. Nello specifico voglio parlare in questo caso della parte che mi sono riservata all'interno di questa scuola, direi fondamentalmente come scrittore ed editore, perché di fatto non tengo più corsi all'interno di questa struttura, e l'unica cosa che mi sono riservata è, diciamo, la scrittura di questo libro, Agniotri, per l'appunto, che vuole spiegare questo percorso, l'apice di questo percorso. Vari livelli si incontrano durante questa via, vari livelli, potremmo dire, educativi all'interno della scuola, i corsi di meditazione con i quali si può iniziare, i corsi di Raja Yoga, alla scuola per terapeuti esoterici Energeia, ma vi è poi un percorso al di là di tutto questo che indica quella via della quale sono tanto appassionato, anche per altri motivi. Da qui si vedono le stelle, da qui si può buttare un occhio sull'universo, sull'infinito, e che ritengo essere la nostra vera aspirazione. La nostra anima nasce come angelo solare, poi si immerge nella materia, ma a quel rango e a quella dignità torna dopo il lungo percorso del figlio al prodigo, che si allontana dalla casa del padre per poi farvi ritorno. Per cui mi sono riservato questo ruolo, dicevo, come autore ed editore, scrivendo un libro, Agniotri, per l'appunto, I custodi del fuoco, Il sentiero di guarigione del guerriero del fuoco, che presento in realtà alla fine di tutto il percorso che la scuola propone, in 10 incontri di presentazione. 10 sono i capitoli di questo libro, 10 saranno gli incontri di presentazione del libro. Ci dimentichiamo spesso qual è la nostra vera natura, immersi nella nostra quotidianità. Ed è bene, perché siamo qua per rendere sacra la materia che ci costituisce, la materia del mondo nel quale viviamo. Ogni tanto però è bene che alziamo gli occhi al cielo e che ci rendiamo conto che fatti non foste per vivere come bruti, eccetera. Al di là dell'avere creato qualcosa che secondo me è e deve essere efficace nella vita di tutti i giorni, mi piace ricordare per l'appunto il fatto che il nostro cuore tende alle stelle. Il nostro cuore, che nella tradizione indiana viene chiamato Jivatman, è della stessa sostanza di cui sono fatti tutti gli esseri dell'universo ed è la stessa sostanza che sottintende a tutta la creazione. Atman, Brahman, l'assoluto. Ma ciò è al di là dell'esistenza, ma è anche al di qua. Ed ecco che per me non vi sono differenze. Possiamo ambire ai fuochi lontani tranquillamente, adempiendo ai nostri obblighi quotidiani e
assolutamente senza fuggire da ciò che la vita ci mette dinanzi. Ed ecco allora che, partendo anche dai fornelli della cucina, o dal proprio ufficio, o dal proprio posto di lavoro, noi possiamo identificarci con il cammino di quel cavaliere che cerca il Graal. Metafora che si svolge seguendo delle immagini, dei simboli, dei momenti epici, ma che di fatto si svolge tutta all'interno del nostro cuore, all'interno della nostra coscienza. Ecco, il cavaliere compierà questo percorso. Lo compie nel mio libro in 10 capitoli, in 10 tappe, in 10 momenti significativi. Questi possono essere incontrati in un modo anche più, diciamo, diretto e concreto in quello che viene definito il sentiero iniziatico. Saranno fasi che incontreremo nell'opera alchemica che compiamo nella trasformazione di noi stessi. E vi garantisco che ognuno di voi non mancherà di trovare prima o poi il Graal dentro se stessi. Io in questa parte, che come vi dicevo mi sono riservato all'interno di questo percorso, voglio solo offrire degli strumenti un po' più diretti, un po' più profondi, che bene si attaglino all'epoca che stiamo vivendo. Vado ripetendo ormai da tempo, da anni, che questa è l'era del fuoco. Non sono io a dirlo, lo affermò Gesù 2000 anni fa. Lo ha ribadito il maestro Moria agli inizi del Novecento, affermando l'Agni Yoga. Bene, io mi sento sintesi di due tradizioni e sono convinto del fatto che Oriente ed Occidente debbano fondere il meglio delle proprie tradizioni per dare vita a una nuova umanità, ad un'umanità che superi tutte le divisioni, tutte le distorsioni e tutte le volontà di male a cui abbiamo assistito e a cui assistiamo tanto, soprattutto in questo periodo, unificando queste tradizioni, rifacendoci al meglio di quello che ci offrono, compiamo una sintesi mirabile anche all'interno della nostra coscienza. E in questo momento fare questo significa essere custodi del fuoco. Di quel fuoco che deve venire e che le forze del male cercano tanto di impedire, di rallentarne la venuta, ma che non mancherà di affermarsi, anche grazie ai nostri cuori, anche grazie al fatto che mettendo la nostra vita al servizio del fuoco, e il fuoco altro non è se non amore, l'amore che unisce la vita nell'universo. Questo è il vero fattore coagulante. E questa è la vera teoria unificante, lo capiscano gli scienziati, questa è la colla che giustifica tutta la vita, che tiene insieme tutta la vita. Divenire custodi del fuoco oggi, Agniotri, che per l'appunto erano gli officianti dell'antico sacrificio vedico del fuoco, Agniotra, significa imparare a vivere la propria vita con amore. E significa favorire la diffusione dell'amore su questo nostro bel pianeta. Agniotri per me vuole essere questo.